Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi voglio parlarvi di DaVinci Resolve 16. È disponibile per Windows, Mac e Linux. Questo è il sito, ve lo lascio in descrizione. Semplicemente fate scarica. C'è la versione gratuita senza alcuna limitazione, DaVinci Resolve 16. La versione studio è a pagamento, disponibile sempre multipiattaforma e offre qualche funzionalità ovviamente in più. Una volta scaricata DaVinci Resolve, l'installazione è semplicissima, ci starò un po' perché comunque è abbastanza pesante. Andiamo a avviare appunto DaVinci Resolve. Inizialmente vi chiede se volete aprire un progetto esistente o crearne uno nuovo. Essendo che non ne ho, facciamo New Project, ovviamente tutto in inglese per agevolare anche i miei fanboy della pronuncia in inglese. Benissimo. Ecco qui l'interfaccia. Qui sotto abbiamo la suddivisione in schede, come vedete media, da qui possiamo gestire tutti i file all'interno del nostro computer o su risorse esterne, hard disk, eccetera. Qui possiamo aggiungere i nostri percorsi preferiti, io per esempio ho aggiunto quello di OBS, gioia mia, dove praticamente possiamo reperire le clip che vado registrando. Questa cartella dove tengo il materiale, appunto tipo il rumore di Telegram, seguimi su Telegram, chitarra e schermata finale. Una volta trascinate qui il materiale, l'avete a disposizione anche nelle altre schede. Per esempio andiamo su Edit, posso trascinare il mio video qui nella timeline. Qui appunto abbiamo la clip, qui abbiamo gli strumenti messi a disposizione, ovviamente l'anteprima. Da qui abbiamo anche le informazioni del video, come vedete è una clip 1920x1080, ti dà gli fps, il codec, l'audio e la frequenza dell'audio. Eccezionale, molto professionale e rapido. Abbiamo anche il mixer per gestire l'audio, Inspector che ci dà la possibilità appunto di trasformare la clip. Un sacco di funzionalità ragazzi che ancora non ho esplorato neanche io, quindi vi parlerò a grandi linee di questo programma. Poi man mano lo andrò portando nel canale, perché man mano che lo utilizzo condividerò con voi il tutto. Attualmente vi posso dire che è ben suddiviso. Questa è la schermata edit, da dove possiamo ovviamente scorrere nella clip, effettuare dei tagli. Abbiamo il tasto rapido B da tastiera, come vedete il cursore diventa una taglierina e possiamo effettuare il taglio dove c'è la linea rossa. Una volta che abbiamo finito possiamo riprendere lo strumento di selezione con A da tastiera o cliccando lì. Una cosa che mi è piaciuta molto, una volta che vado a cancellare la clip dando cancel da tastiera, in automatico rimuove lo spazio, cosa che su Kdel Live e su Shotcut devo fare io ogni volta, quindi anche questo se fate molti tagli agevola. Per quanto riguarda i tagli c'è una sezione dedicata su per fare appunto chi fa molti tagli e poi va a esportare le clip, perché magari ha diverse clip che poi deve unire in un'unica clip, quindi serve semplicemente uno strumento dedicato ai tagli. Qui abbiamo la timeline completa del nostro video, tagli molto rapidi, semplicemente cliccando su split clip, e possiamo eliminare rapidamente anche qui il taglio appena fatto. Poi su edit ovviamente troveremo il tutto già editato. Fusion è dedicato appunto all'unione di filtri, oggetti, eccetera. Molto complesso ragazzi, non mi ci soffermo perché per ora neanch'io so bene come funziona. Ho visto diversi video su YouTube, vedo che si possono fare cose veramente carine, effetti tipo scritte che spuntano, segni, cose dinamiche, eccetera. Su color possiamo fare una color correction, insomma gestire il colore della nostra clip. Come vedete è molto professionale, molto dettagliato su tutto. Poi abbiamo questa parte dedicata all'audio del nostro progetto. Lo trovo molto carino perché è praticamente un programma nel programma. È come se andiamo a esportare la nostra clip audio, possiamo gestirla a livello proprio solo audio, quindi equalizzazione, andare a gestire il livello audio delle varie tracce. In questo caso per esempio se aggiungiamo la chitarra abbiamo la seconda traccia audio e da qui posso gestire il livello del volume, aumentarlo, abbassarlo rispetto comunque alle altre clip. Questo è molto comodo e ha una gestione veramente professionale
del tutto. Poi abbiamo Deliver, che è praticamente per esportare la nostra clip, quindi una volta finito il nostro progetto possiamo passare in fase di esportazione. Anche qui l'ho trovato molto molto bello, ragazzi, perché abbiamo la versione custom, da dove possiamo scegliere ovviamente il nome del file, la cartella dove scaricarlo, se fare una singola clip o clip individuali, quindi in questo caso lasciate così, video, possiamo decidere se esportare poi anche l'audio, in che formato, eccetera. Qui abbiamo diversi formati, come potete vedere, tra quelli classici, i vari codec, e abbiamo la possibilità ovviamente di impostare il tutto. Per i meno esperti, io per esempio ho utilizzato finora questo YouTube 1080p. Qui abbiamo la scheda appunto già YouTube, dove va a darci questo preset 1920x1080 HD. Ovviamente questo lo vede perché la clip è in questo formato. Formato QuickTime no, MP4 sì, H264 va benissimo per YouTube. Qui abbiamo la gestione dell'audio, il tipo di codec AAC, che è quello che YouTube preferisce, e addirittura abbiamo anche la possibilità di caricare direttamente il video su YouTube. Ovviamente qui vi chiederà la descrizione, se metterlo privato o no, e anche ovviamente di configurare poi l'accesso al vostro canale. Una volta terminato, fate Add to Render, andrà a dirvi appunto dove salvarlo, perché io non l'ho scelto, quindi attendo sul desktop, e qui abbiamo praticamente job 1, quindi potrei impostare anche che ne so, Vimeo, a fare add render e metterlo in sequenza, quindi poi facendo start render andrà a processare il primo lavoro e il secondo, molto molto comodo. Ovviamente ci sta pochissimo, perché comunque la clip è veramente piccola. L'ho trovato molto bello, molto ricco di funzionalità. Ripeto, io sono alle prime armi, ho fatto un video diciamo introduttivo a questo programma, che secondo me ha grandi potenzialità, e quindi ne continuerò a parlare. Fatemi sapere se vi piace questo programma, se già lo utilizzate, se volete saperne di più. Ripeto, link in descrizione per scaricare il programma. Io vi saluto, anche perché il macello, come sentite, non demorde. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao!